spazio per attività proprio per un atletismo. Se il tuo amore lo fa chiama, ma poveri pure è. Pietro al cielo, non riesco a fare tre cieli al sole. Mel Lastman has to stand next to two guys with booms in their hair. My name is Marisa Di Carlo D'Alessandro, director and founder of Canadian College Italy, and today is our great privilege to be hosting the ceremony, which will mark the 75th anniversary of the Battle of Ortona at this year's end. Nous sommes de l'École canadienne de Lanciano et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir et le grand privilège d'accueillir cette cérémonie. Siamo della Scuola Canadese di Lanciano e oggi abbiamo l'immenso piacere e il gran privilegio di ospitare il 75esimo anniversario di questa battaglia. It is an honor to welcome you to this commemorative ceremony at the Moore River Canadian War Cemetery in Ortona. We are gathered today to pay our respects to the Canadians who took part in the Italian campaign and who are buried here, and to all the Canadian servicemen and women who have sacrificed their lives so that we may enjoy freedom today. Benvenuto a tutte le autorità, agli addetti militari, ai membri dell'ambasciata canadese, all'ambasciatrice Alexandra Bukaliskis. I welcome Lieutenant General Christine Whitecross, Commander of the NATO Defense College, and Brigadier General Ruth Wagner of the German Army, Head of the Academic Planning and Policy at NDC. Benvenuto al Comandante Carabinieri Abruzzo Molise, Generale Brigante Cerina, al Comandante Provinciale Carabinieri Colonnello Forleo, al Dottor Braga, Prefettura di Chieti, al Dottor Labbro Francia, Questura di Chieti, al Sindaco di Ortona, Dottor Castiglione, al Sindaco di Lanciano, Dottor Pupillo, al Comandante di Carabinieria di Porto di Ortona, il Comandante Marsano, alla Croce Rossa Italiana, a tutti i veterani intervenuti a commemorare i caduti della Seconda Guerra Mondiale. Au nom de notre école, il me fait grand plaisir de vous souhaiter le bienvenu.
Ladies and gentlemen, the playing of the national anthems. I invite Mariangela Stella to the microphone. Mesdames et messieurs, les hymnes nationaux. Signore e signore, gli inni nazionali. Gathered with us here today to commemorate the courage and sacrifices made for liberty and freedom. Bienvenue a tous. Oggi abbiamo con noi i rappresentanti del governo italiano e del Canada, ufficiali militari, rappresentanti del comune e cittadini di Ortona, studenti delle scuole locali e canadesi, molti di origine italiana. Siamo tutti qui riuniti per onorare i soldati che riposano qui e per onorare l'amicizia e la vicinanza fra il Canada e l'Italia che questi soldati simbolizzano. Fra poco, allo scoccare delle 11, il presidente Mattarella ed il primo ministro Trudeau commemorano insieme ai loro omologhi europei e americani a Parigi il centesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale. È straziante pensare che molti di coloro che sono nati nel 1918, anno della pace, sarebbero stati poi lanciati in battaglia, in divisa o come civili. I milioni sarebbero morti. Qui, in questo bellissimo cimitero, siamo immersi nei ricordi di coloro combatteranno e moriranno per la nostra libertà. Guardando le lapidi noterete che i 1376 canadesi sepolti che avevano solo 21 o anche meno.
Sono molto onorato e emozionato di essere qui oggi davanti all'ambasciatrice Aleksandra Bukailiskis e a tutte le autorità civili e militari che saluto e ringrazio. In questa particolare ricorrenza che coincide con il 75° anniversario della liberazione di Ortona che andremo a celebrare il prossimo 28 dicembre. I am honored and moved to be here today, standing next to Her Excellency Ambassador Aleksandra Bukailiskis, whom I greet and thank for her hospitality on this special day, coinciding with the 75th anniversary of the liberation of Ortona, which we will celebrate next 28th of December. 75 anni che non segnano unicamente la fine della battaglia di Ortona, ma rappresentano anche l'inizio di una grande amicizia tra Ortona e il Canada. Un rapporto segnato dal sacrificio di questi giovani soldati che qui riposano e delle 1314 vittime ortonesi. Un prezzo altissimo che noi ogni anno tentiamo di ripagare con il nostro ricordo, tramandando alle nuove generazioni una memoria storica che speriamo consentirà loro di tenere ben desta l'attenzione, al fine di non dover mai, mai rivivere in prima persona l'immane tragedia di un conflitto. 75 years that mark not only the Battle of Ortona, but also represent the beginning of a great friendship between Ortona and Canada. A relationship underscored by the sacrifice of these young soldiers who rest here and of 1,314 Ortona victims. A high price was paid, and every year we seek to honor this with our commemoration, passing on to new generations a historical memory that we hope will remind them they must always be vigilant in ensuring they never have to experience the immense tragedy of war again. Una battaglia, quella combattuta a Ortona, che ha segnato per sempre due popoli che, incontratisi per caso e per necessità negli anni, hanno saputo alimentare un rapporto affettivo e di rispetto, testimoniato dalla cura quotidiana che le sorelle Francesca e Maria la Sorda, a cui va il commosso pensiero di noi tutti, mettevano nell'accudire il monumento Il Prezzo della Pace. The battle fought in Ortona scarred forever two nations who met by chance and by necessity. Over the years, an affectionate, respectful relationship has developed, embodied by the daily care that sisters Francesca and Maria la Sorda dedicated to the Prize of Peace Monument. Un'eredità, quella lasciata dalle sorelle La Sorda, che vogliamo onorare non solo nelle ricorrenze istituzionali, ma nei gesti quotidiani della nostra città. Grazie. We keep them in our hearts as we take up their legacy, intending to pay tribute not only during institutional events, but also in our daily life here. Thank you. Remembrance from Canadian College Italy's headmaster, Mr. David Stevens. Today is a special day of remembrance when in our heart we ponder the significance of so many of our fellow Canadians at war. Let us also remember our heritage of a strong and free nation and the peace which has been entrusted to us. May we never allow human hostility to rob us of so precious a gift. We remember above all the Almighty and Merciful God, who saves us from death and promises life eternal, to whom we commit our fallen comrades. Canadian Parliamentary Poet Laureate Dr. George Eliot Clark will now read his poem At Ortona with CCI students Jeremy Wynn, Brendan Underwood, and Mariana Vinci Guerra. At Ortona, an oratorio. December 14th. The Van Dues plus Canuck armor, tanks that ooze through night but bruise, dire dark with flame, must seize Casa Berardi. Game? That's Captain Paul Triquet,
to cruise, cross gully, then hoist flag, make news. But his thrust, German guns refuse. Soon, just 15 men, back caps frame, near Ortona. These trail, Triquet and face lead flame. He shouts, if the objective we claim, our lives we save, theirs our foes lose. Who dares withstand we famed Vandus? The Casa falls, the roads now tame to Ortona. Nos brigades convergent au solstice, Edmonton et Islanders tissent. Leurs assauts, mais de l'intérieur, nos tanks étant coincés, tireurs. Ennemis embusqués réussissent. Les cloches retentissent tandis que les mitrailleuses ratissent, même de la cathédrale en hauteur, à Ortona. Les Seaforth et Loyalties veulent vaincre, mais les pièges surgissent. Sous leurs pas explose une charge, de TNT, cheval ou large. Baître et maître, les balles tapissent à Ortona. What nightmare is that dead horse square? Blood twice steaming up frost-creamed air. From shot through horse and man shot now screaming, then slaughtered, pow, 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 at Lil Stalingrad's Guernica. But miraculous bleeds the blare of bagpipes, so that cannons swear and all guns quell, quiet, brief now at Ortona. Seaforth Highlanders, cavalier piped, honeyed brogue pleased each eased ear, German and Canadian now, music to smooth each troubled brow, as if deceased could be death fair at Ortona. Now, Captain Bill Longhurst plotted a scheme to bypass streets clotted, with rubble but still clear each house, where sly foes lurk to act a mouse, and forage a hole, walls allotted. Plastic explosive, thus dotted, detonated, smashed as slotted, so Canucks charge, bars through each house, at Ortona. Hostiles, one by one, are halted, hand to hand, their haunts now swatted. By fire and smoke, each Canuck mouse leaps through holes, sweeps through gutted house, thus the holdup rivals routed, at Ortona. War is risks, hazards, happenstance, death frisks with grisly nonchalance, soldiers and civilians, but one Canuck crossed four times a mined run to save two gals. Brave was his stance, to piggyback each fee and chance death. If his feet had played askance, if just one misstep had he done at Ortona. To thank this lad for his balance, the young gal skirted all romance, but scoured Canuck threads till they shone, bundle for pickup, fresh wash done, but some nevermore had the chance at Ortona. Anni dopo, le sorelle, ormai anziane, depongono una rosa in cerimonie quotidiane, dove le truppe avevano languito. Gli innocenti ortonesi tremano negli scantinati, nascosti sottoterra, mentre a pallotto le granate si scatena la guerra. Nelle case e negli ospedali la guerra inscenava massacri. Nessun dolore mai risparmiava. La guerra semina cadaveri e non perdona Ortona. I civili fatti a pezzi e straziati, membra mutilate da schegge impazzite. I sibili delle bombe facevano sobbalzare i feriti. Neanche da copiose lacrime i dolori erano leniti. Il sangue continuava a scorrere senza posa a Ortona. Cattedrale San Tommaso, dynamite to smite the foe. Couldn't serve for Christmas repast, to serve up meals that could be last ever for a Canuck to know. Santa Maria di Costantino era più sicura, anche se bombardata, e quindi i ragazzi lo ornarono di festoni scovati in giro a Ortona. Roast pork, applesauce, pork drained low, cabbage, plum pudding, chocolate, slow puffed smokes, smoked long as if the last, mince pies, ale, oranges for breakfast, ushered some peace, enough for now, at Ortona. Amazing.
Who fell in the storm of the battlefields in this place and so many others, and now rest in the serenity of your presence. To them we owe more than we can ever tell. Their blood brought honor to the uniforms we wear. They sowed the seeds that we have harvested. They paved the freedoms in which we walk. May their words be heard in our silence, that we honor their deaths by our lives, that we face our fears with their courage, that we count not the cost of the freedom our children would inherit. Nous prions pour la concorde dans un monde fragilisé par tant de conflits. Puissions-nous devenir par nos paroles et nos actes des artisans de la paix, soit à la maison, au travail ou au sein de nos communautés. Dio misericordioso, nel mezzo del cammin di nostra vita, la tua mano paterna ci guida verso la luce della tua grazia. Aiutaci a ricordare i sacrifici delle generazioni passate, così che noi lasciamo ai nostri bambini un mondo di giustizia e di pace. Italy, Alexandra Bugaliskis and Canadian Defense Attaché Colonel Tom Endicott to lay a wreath on behalf of the Government of Canada. Thank you.
Italy and the youth of Canada. Mi trovo con una cittadina canadese, figlia di un veterano, che adesso si presenterà nella sua lingua originale. Good morning. Good morning. Thank you very much for having us here. As a Canadian, the most amazing remembrance for us and recognition is how grateful the Italians are for the role of the Canadians during the Second World War. We never really appreciated how much we were valued as Canadian military during the war. And what you have done for us as Italian people is reinforce our reason for being here, our presence, and we are grateful to you for the recognition that you have given our Canadian military. Thank you. E da quante volte è venuta qui in questa, per questa cerimonia? I have been to Ortona 4 times now, and each time has been special, different times of the year. This is my first Remembrance Day in Ortona. I've spent a number of Remembrance Days in Rimini. I have friends who are in the Alpini, in the Rimini area. I'm here this time for 5 days in Ortona. I've been here before for 3, 4, and 5 days. Almost a month altogether in Ortona. Thank you. Grazie. Allora, buongiorno. Grazie di darci questa opportunità di parlare non solo agli italiani ma ai italo-canadesi che si trovano lì a Toronto. È un grande onore essere qui, però prima che dico qualche parola vorrei che la mia amica Maureen Kempston Darkes in inglese ti dà un po' di pensierini. Just tell them a little bit about what you think and what you've done. Well, it's been a true honor to come with our Canadian group to honor the memory of our soldiers who have fallen in war. It's truly been a journey of remembrance where we think about the sacrifices that were made during the war that the rest of us could be free. So it's been an honor to meet the people of the town of Ortona. It's been an honor to stand by the graves of those who have fallen, and it's been an honor to travel with so many wonderful Canadian citizens
who truly care about the memory of the soldiers and who are truly there to stand for peace around the world. Ci troviamo oggi, 11 novembre, qui in compagnia di Consiglio Di Nino, italo-canadese, che si è preparato qualcosa da poter dire in ricordo di questa giornata. Cosa significa questa cerimonia commemorativa? Devo andare un po' dietro. Nel 2004, con un gruppo di canadesi veterani, con il ministro, che era una signora albina albanese, anche di italo-canadese, altri membri del Parlamento, abbiamo cominciato in Sicilia e abbiamo fatto tutta l'Italia. Ci abbiamo fermati in tutti i cimiteri dove i canadesi sono seppelliti. E ti dico, è stato per me un cambiamento di vita. Io sono nato qui vicino, a Prato La Peligna, al 38, così fra poco faccio 81 anni e sono orgoglioso. E ho visto la guerra, ho visto il dolore, i nostri parenti, amici che sono morti anche dal nostro paese. Ho visto l'occupazione dei tedeschi. Non sapevo mai, non ho mai saputo finché 2004 che effettivamente i canadesi sono stati eroi in quella guerra. E mi ha creato una passione che cresce, non diminuisce, di venire e vedere che cosa hanno fatto questi canadesi. Però quello che è ancora più importante è che cosa hanno fatto con i cittadini. Amicizie sono state create. Cioè, abbiamo un ragazzo qui che dovreste intervistarlo, che effettivamente viene da un paese vicino a Campobasso dove i canadesi erano lì. E suo padre aveva una cosa si chiama, dove si vende il vino, una cantina, e quelli parecchi canadesi andavano lì a fare un bicchiere di vino. Il fratello di questo amico è nato e il compare di battesimo è stato questo canadese? Uno dei canadesi, uno dei soldati canadesi. Ovunque andiamo troviamo queste storie. C'è Tommaso qui di questo paese che Tommaso Cespa. Sì, che ci ha raccontato che andava dai canadesi a chiedere un pezzo di pane e gli davano a mangiare. C'è un ragazzo che alle Puglie, se non mi sbaglio, un uomo adesso, un bambino di 3-4 anni, i canadesi l'hanno trovato trame le rocce, stava a morire. Se l'hanno preso, se l'hanno portato con loro. E finché sono lasciati, hanno trovato una famiglia di adottare, si chiama Gino Farnetti Bragaglia. L'abbiamo portato a Toronto per fare un ricevimento che lui voleva ringraziare le famiglie dei 4 soldati. Abbiamo pianto per 2 ore. Quali sono le principali iniziative che legano Ortona con il Canada, oltre questa? Principalmente ci siamo tutti i cittadini, quelli nati in Canada, che si sono spostati, emigrati in Canada. C'è quella relazione personale fra italo-canadesi che vengono da questa zona, anche da Ortona. Quella è la relazione più grande. E poi c'è questo cimitero, che è un paradiso, dove 1375 canadesi sono seppelliti, si dice, sì. E ognuno ha una mamma, un padre, un fratello, una nipote, una cugina, e vengono spesso. E le storie che mi dicono quando torno, quando vengono, l'emozione che c'è a vedere dove... Anzi, ti dico una cosa, se piango continuo, non fa niente. Io mi ho sposato una canadese, si è morta 17 anni fa, dopo 40 anni di matrimonio, e mi diceva sempre, c'è un cugino mio, Ray Towns, si è morto
in Italia nessuno sa dove. Sai dove? Qui la Fortuna. Sì, immagino. E questo cimitero è molto forte anche per noi ortonesi, e le faccio anche questa confidenza. Molti di noi, quando hanno bisogno di riflettere, non andiamo da nessun'altra parte. Abbiamo il mare, ma abbiamo anche questo posto. Veniamo qui a riflettere insieme a questi giovani caduti. Grazie che ci hanno aiutato. Parole. Guarda, siamo qui principalmente, il gruppo nostro, che io vengo tutti gli anni quasi, sempre con altri. La ragione è di riflettere un po' la pazzesca, come siamo idioti, come umani, che dobbiamo andare ad ammazzarci. Questo è il risultato. Quanto guardi su queste tombe, c'è un 17 anni, sì. Tanti 19, ma la maggioranza sono nei 20 anni, erano ancora nei bambini. Esatto. Sì. Ultima domanda. Questa cerimonia è organizzata dal College canadese? Per questi giovani che ricordano i giovani caduti, quale messaggio lei può lasciare ai giovani ortonesi e ai giovani canadesi? È facile. Amare uno è molto più facile. È una cosa che dà orgoglio, che dà soddisfazione. Di odere, si dice odere, è una cosa che non è umana. Odere significa che non siamo fratelli e sorelle, che effettivamente alla vita tutti fratelli e sorelle siamo. E non dico che dobbiamo amarci ognuno, ma dobbiamo rispettarci. Ci serve l'amicizia, ci serve questo riconoscimento che non siamo tutti lo stesso. Così sì, io sono differente di te. La differenza si deve rispettare e apprezzare. Io, quella tua, e tua, quella mia. Così speriamo, preghiamo a Dio, che possiamo evitare questo dolore. Che non solo i canadesi, non solo gli italiani, i tedeschi, quei giovani tedeschi che sono stati ammazzati anche qui in questa zona, c'hanno mamma, c'hanno fratelli, c'hanno sorelle, c'hanno amici, c'hanno i nonni, che è una cosa che adesso ho 4 nipoti, capisco cosa significa essere nonno. Il messaggio è semplice: quanto ci abbiamo differenze, apprezziamoli, facciamo qualche accordamento fra di noi e dobbiamo cominciare adesso. C'è con noi un ragazzo di 10 anni, è una meraviglia. Quanto ha parlato, il papà l'ha portato principalmente per quella ragione, per farlo vedere che la guerra lo fanno solo i pazzi. E purtroppo ci forzano a seguirli. Può darsi dobbiamo fare una rivoluzione contro i pazzi e dire vai all'altra parte perché io non vado a ammazzare uno dei miei fratelli all'altra parte del mondo. Hello, my name is Rita Weeb and I come from a community in Manitoba and the community is called Altona, Altona. So to remember the city here in Ortona, it will be easy. I'm here because Remembrance Day has always been very, very important to my family as well as myself. And I have had family, both my brother was in the reserves, and I've had my immediate cousins and uncles who've participated in various wars, the Second World War as well. And luckily, we never had anybody who passed away. But the respect that I've always held for my particular family members, who've, especially the Canadian troops, of course, has been, they've always been held in high esteem. And I would like the rest of my family to know how brave our Canadians have been. And I'm especially pleased to see how Italy has just taken us in. And I feel very loved and honored by the people who have spoken to us from Italy. So that's... Thank you. You're welcome. Incontriamo un
Italo-americano, mi perdoni, canadese. Italo-canadese. Piccola gaffa, che raccontava Consiglio di Nino un particolare, ce lo vuole ricordare? Sì, io mi chiamo Domenico Alfieri, vengo da Santa Croce di Magliano, provincia di Campobasso. E mio fratello nel 1944, io avevo 3 anni all'epoca, avevo appena compiuto 3 anni, fu battezzato da un soldato canadese. Mio padre aveva una cantina e questi canadesi venivano nella cantina per bere un po' di vino così la sera, e siccome io ero diventato la loro mascotte, non facevano altro che darmi caramelle e cioccolate. Quindi per me la guerra non è altro che caramelle e cioccolate. E poi mio padre, quando mio fratello nacque, il 26 marzo, gli chiese a uno di questi soldati, che si chiamava Alphonse Ouimet, se voleva battezzare, fare il padrino di mio fratello, e lui accettò. E mio padre lo chiamava Fonzino, perché Alfonso, Fonzo, Fonzino. E mio padre lo portò a presentarlo a tutti i suoi 7 fratelli e 3 sorelle che aveva. Ha presentato Fonzino, che sarebbe stato il padrino di mio fratello Fausto, e ha detto a ogni fratello e sorelle: mi dispiace, ma voi non siete invitati al battesimo, perché voglio invitare tutti i colleghi di Fonzino, perché loro sono qui, ci hanno liberati, e l'unica cosa che posso fare per contraccambiare è averli al ricevimento del battesimo di mio figlio. E così abbiamo fatto. E quel giorno non feci altro che mangiare caramelle e cioccolate. Però come passava il tempo e riflettevo sulla situazione, riflettevo su quello che è successo in Italia, poi ho constatato che non mi hanno dato solo caramelle e cioccolate, ci anche hanno ridato la libertà. E per questo dovremmo essere sempre grati per il loro contributo, specialmente per coloro che hanno perso la vita qui in Italia. Cosa significa questa cerimonia commemorativa? Dispiace perché sono un po' emozionante in questo momento. We're just so overwhelmed by the response this year on the 75th anniversary of the Battle of Ortona. The Battle of Ortona is not as well known as it should be in Canada. 75th anniversary in a battle in which we lost 1,376 Canadian soldiers, many of them young, as you will see from the tombstones laid out here. It was an enormous cost as well for the people of Ortona, almost a similar number who died as a result of the battles. But we were victorious, and as a result of that victory, opened the road towards the full liberation of Italy. So we're here today to honor that memory, and more importantly, to keep the peace that they fought so valiantly for, and to ensure that treasure of freedom and democracy they brought to us is maintained by all of us, particularly the young people who are here today. Un messaggio che questa cerimonia vuole lasciare ai giovani ortonesi e ai giovani canadesi. Questo era molto importante, avere gli studenti del collegio italiano canadese qui. We had with us members of the Canadian College of Italy, members of the Nautico College, many other young people even who don't go to school here today, and all of them I know are leaving knowing that something special happened here, something they need to know more about, and hopefully they will go back and learn even more about what happened here 75 years ago and how that's connected to what they now have, which is almost 75 years of peace, of stability and of progress, and most importantly, the freedom to be what they want to be.